Un saluto molto affettuoso a tutti i testimoni di Geova e pubblico in generale. Prima di cominciare chiedo la vostra comprensione da qualsiasi errore grammaticale e di pronuncia che io possa commettere da qui in poi. Oggi volevo considerare con tutti voi un articolo della rivista Torre di Guardia, di data 15 di luglio del 2011, pagina 17, paragrafi 9 all'11, in cui la società Torre di Guardia ci consiglia non seguire false storie. Queste false storie può avere il significato di fiaba, mito o fandonia. E la società ci consiglia di stare attenti, stare allerta a qualsiasi che viene a noi per darci false storie religiose. E che in questo articolo la società dice chiaramente che queste persone o queste religioni che vengono con false storie, loro vengono influenzati da Satana il diavolo, che è il più grande menzognero, e che ci sono tante religioni che ci contano false storie come dottrina, e che in realtà queste false storie sono fiabe, mito o fandonia. La società ci dice anche che l'apostolo Paolo aveva in mente le menzogne religiose diffuse mediante storie sensazionali o miti fantasiosi. Le false storie sono un espediente dell'arcingannatore Satana, dice la società Torre di Guardia, il quale si serve di menzogne religiose e miti per sviare gli ignari. E così la società finisce con questo articolo dicendo che il consiglio dell'Apostolo Paolo è molto chiaro, che è non prestare attenzione a false storie. Vediamo ora se la società Torre di Guardia non si trova libera di essere una narratora di false storie come dottrina. Dobbiamo fare una ricerca, una investigazione, se la società Torre di Guardia ci insegna false storie, ci insegnano fiaba, miti o fandonia. E questo dobbiamo fare un esame molto profondo. Ora voglio far leggere a tutti voi, leggiamo insieme, ora leggiamo insieme completamente questo articolo della rivista Torre di Guardia di data 15 del luglio 2011, pagina 17, paragrafo 9 11. Questo articolo che si titola Non seguite false storie fu anche il testo di ogni giorni, l'esaminare le scritture ogni giorni, di data 5 di novembre ultimo. Si aveva considerato giustamente questo di non seguire false storie, e in questo esame delle scritture di data 5 di novembre, con questo testo ogni giorni, la società aveva considerato questo assunto delle false storie in questo testo di ogni giorni del 5 di martedì 5 di novembre 2013. E la società prende come riferimento questa Torre di Guardia, che vado a leggere, con tutti, no, con tutti voi seguito. Per piacere, ascoltate bene. Non seguite false storie. Paragrafi 9 e 10 e nota in calce. Domanda. Che avvertimento diede Paolo a Timoteo riguardo alle false storie?
E a cosa poteva riferirsi? A volte è facile capire che un cartello stradale è stato manomesso e punta nella direzione errata. Altre volte la cosa può non essere così evidente. Lo stesso avviene con le influenze negative promosse da Satana. Alcune sono evidenti, altre meno. L'Apostolo Paolo ci mette in guardia da uno degli insidiosi stratagemmi di Satana, le false storie. 1 Timoteo 1, 3 e 4 dice: «Come ti incoraggiai a rimanere a Efeso quando stavo per andarmene in Macedonia, così faccio ora, affinché tu comandi a certuni di non insegnare diversa dottrina e di non prestare attenzione a false storie e a genealogie che finiscono nel nulla, ma che forniscono motivi di ricerca anziché la dispensazione di alcuna cosa da Dio riguardo alla fede». Se non vogliamo essere sviati dalla strada che conduce alla vita, dobbiamo sapere cosa sono le false storie e come possiamo evitare di prestare attenzione ad esse. L'avvertimento di Paolo contro le false storie è incluso nella sua prima lettera a Timoteo, un sorvegliante cristiano cui era stato affidato il compito di salvaguardare la purezza della congregazione e di aiutare i fratelli a rimanere fedeli. La parola greca usata da Paolo per false storie può avere il significato di fiaba, mito o fandonia. Secondo un'enciclopedia biblica, questa parola indica una storia religiosa che non ha alcun legame con la realtà. Forse Paolo aveva in mente le menzogne religiose diffuse mediante storie sensazionali o miti fantasiosi. Tali storie non fanno che fornire motivi di ricerca, cioè suscitano domande frivole che generano ricerche inutili. Le false storie sono un espediente dell'arcingannatore, Satana, il quale si serve di menzogne religiose e miti per sviare gli ignari. Il consiglio di Paolo è chiaro: non prestate attenzione a false storie. Paragrafo 11. Domanda: in che modo Satana si è astutamente servito della falsa religione per sviare le persone e a quale avvertimento dobbiamo dare ascolto per non farci sviare? Quali sono alcune false storie che potrebbero sviare gli ignari? In linea di principio, false storie può applicarsi a qualsiasi menzogna o leggenda religiosa che potrebbe distoglierci dalla verità. Secondo Timoteo 4:4. Satana, che si finge angelo di luce, ha usato astutamente la falsa religione per sviare le persone. Secondo Corinti 11:14. Sotto il manto del cristianesimo, la cristianità insegna dottrine, fra cui la Trinità, l'inferno di fuoco e l'immortalità dell'anima, che sono infarcite di miti e falsità. La cristianità promuove inoltre feste come il Natale e la Pasqua, che sembrano usanze innocue, mentre in realtà affondano le radici nella mitologia e nel paganesimo. Dando ascolto all'avvertimento di Dio di separarci e di cessare di toccare la cosa impura, non ci faremo sviare da false storie. Secondo Corinti 6:17. Le false storie religiose sono un espediente dell'arcingannatore, Satana, il quale si serve di menzogne religiose e miti per sviare gli ignari. Il consiglio di Paolo è chiarissimo: non prestate attenzione a false storie. Forse l'Apostolo Paolo aveva in mente che alcune organizzazioni religiose nel futuro metterebbero le menzogne religiose diffuse mediante storie sensazionali o miti fantasiosi. Tali storie non fanno che fornire motivi di ricerca, cioè suscitano domande frivole che generano ricerche inutili. 1 Timoteo 1 versetti 18. Qui presenteremmo a tutti voi alcuni di questi miti, fiabe, favole o fandonie insegnate dalla società Torre di Guardia, cioè storie religiose che non hanno alcun legame con la realtà. Mito numero 1. La società Torre di Guardia è l'unica organizzazione di Geova Dio sulla Terra. Vediamo ora perché questa affermazione è un mito. Il termine organizzazione non compare nemmeno una sola volta nella Bibbia. Guardatevi della organizzazione. È del tutto non necessarie. La Bibbia saranno le uniche regole di cui avete bisogno. Non cercate di legare altre coscienze e non permettete ad altri di legare la vostra coscienza.
Credete e obbedite, per quanto si può capire della parola di Dio oggi, e così continuate a crescere nella grazia e nella conoscenza ogni giorno. La rivista Torre di Guardia di Sion, 1895, pagina 2. Mito numero 2. La fine dei tempi dei gentili e l'inizio del regno millenario furono accaduti nell'anno 1914. Vediamo ora perché questa affermazione è un mito. È un mito perché l'Armageddon non venne nel 1914 come tanto assicurò Charles Russell con la distruzione della religione falsa Y. Tutti i governi gentili esistenti sulla Terra per cominciare immediatamente il regno millenario di Dio con Cristo come l'unico re sulla Terra regnando senza nessun governo gentile sulla Terra. Possiamo vedere oggi che ancora esistono governi gentili in tutto il mondo che non furono spezzati e schiacciati come un vaso di vasaio prima da cominciare Cristo a regnare sul trono. Salmi 2 versetto 9. Mito numero 3. Solo i 144.000 cristiani unti con lo Spirito Santo sono l'unici figli di Dio. Vediamo ora perché questa affermazione è un mito. Gesù è venuto nella propria casa, ma i suoi non l'hanno ricevuto. Comunque, a quanti l'hanno ricevuto ha dato l'autorità di divenire figli di Dio, perché hanno esercitato fede nel suo nome. Giovanni 1 versetto 12. È allora un mito perché la grande folla si hanno ricevuto a Gesù e hanno esercitato fede nel nome di Egli per ricevere tutti loro l'autorità di divenire figli di Dio anche. Mito numero 4, la ispezione dello schiavo fedele e discreto cominciò nell'anno 1914 fino al 1919. Vediamo ora perché questa affermazione è un mito. È un mito poiché la società Torre di Guardia disse prima che la ispezione dello schiavo fu nel 1919. Libro Il Regno di Dio si è avvicinato, pagina 353, pagina 41. Dopo disse che la ispezione dello schiavo non fu nel 1919, ma invece fu nel 1918. La rivista Torre di Guardia 1 aprile 2007 pagina 22, paragrafo 5. Dopo ci disse che la ispezione non fu nel 1918, ma invece cominciò nel 1914 e durò fino al 1919. La Torre di Guardia 15 luglio 2013, edizione per lo studio, pagina 23. Tutti questi cambiamenti di date della ispezione dello schiavo dimostra chiaramente che si tratta di un mito. Mito 5. Gesù fece la sua prima nominazione dello schiavo fedele e discreto nel 1919. Matteo 24 versetto 45. Vediamo ora perché questa affermazione è un mito. È un mito poiché la ispezione dello schiavo, così come la sua prima e seconda nominazione, si farà soltanto dopo la grande tribolazione quando Gesù arrivi di soppiatto per seconda volta come un ladro nella notte, per cui siamo tutti pronti e vigilanti. Matteo 24, 42, 47. È un grande mito anche poiché fino al 1927, se credeva che l'unico schiavo fedele e discreto scelto da Gesù di Matteo 24 versetto 45 era il pastore Charles Russell e non una classe collettiva composita di cristiani unti con lo Spirito Santo. Riferite all'annuario del 1976 pagina 86. Finalmente, per finire questo tema della nominazione dello schiavo, si tratta solo di un mito, di una storia falsa, di un fiabe molto mal assemblato dalla società. La società sembra non ricordare che il giudice Rutherford pubblicò il libro L'Arpa di Dio nel 1921, a pagina 239, egli dichiarò: senza dubbio il pastore Russell ha occupato la posizione per cui il Signore Gesù aveva parlato, e che egli sceglierebbe come il suo servo fedele e discreto per guidare alla famiglia della fede dandogli il cibo a suo tempo. Mito numero 5. Il 607 AV come la data corretta in cui il babilonese Nabucodonosor distrusse Gerusalemme e il suo tempio e portò prigionieri a Babilonia i superstiti. Vediamo ora perché questa affermazione è un mito. Poiché nessuno storico sostiene che Gerusalemme sia caduta nel 607 prima Cristo.
Tutti i libri, le enciclopedie, gli atlanti e i manuali di storia datano l'evento al 586-587 prima Cristo. Mito 6. Charles Russell tolse agli studenti della Bibbia dalle tenebre alla luce meravigliosa della verità biblica. Vediamo ora perché questa affermazione è un mito. È un mito poiché la collezione di 6 volumi degli studi sulle scritture di Russell, che presumibilmente servirono per uscire dalle tenebre alla luce meravigliosa, sono stati tutti scartati nel 1929 perché il cibo spirituale contenuto all'interno di tali volumi erano pieni della piramidologia egizia occultista numerologica e piena di sionismo che appartenevano alla falsa adorazione. Il regno di Dio si è avvicinato, pagina 350, paragrafo 33. Mito numero 7. Supporre che mangiare il sangue è uguale a trasfondere il sangue. Vediamo ora perché questa affermazione è un mito. È un mito, poiché nel tempo dei Leviti loro non conoscevano né praticavano le trasfusioni di sangue. Quindi, non può esistere alcun divieto da parte di Geova Dio su una questione che gli israeliti leviti mai avevano conosciuto e molto meno praticato in vita nel passato. Mito 8. Che andare al servizio di campo, battendo le porte di casa in casa, è un requisito essenziale mandato da Gesù per diventare un vero cristiano. Vediamo ora perché questa affermazione è un mito. Poiché non esiste nelle sacre scritture greco un solo singolo testo biblico che dica che dobbiamo andare di casa in casa a predicare. L'unico testo biblico che usa l'espressione greca di casa in casa, cioè oikia, eik, oikiad, si trova in Luca 10 versetto 7 che recita sorprendentemente per tutti noi così: non vi trasferite di casa in casa. Mito numero 9. La luce spirituale per il popolo di Geova, col passare del tempo, aumenta e si fa più chiara come l'alba, finché il giorno è fermamente stabilito. Proverbi 4 versetto 18. Vediamo ora perché questa affermazione è un mito. È un mito poiché il testo di Proverbi 4 versetto 18 sta parlando circa del sentiero dei giusti e anche il sentiero dei malvagi, mentre il sentiero dei giusti risplendono con il passo del tempo, il sentiero o la via dei malvagi è come la caligine. Non hanno saputo in che cosa continuano a inciampare. Questo testo biblico di Proverbi 4 e 18 non c'è nulla che a fare con una nuova luce di comprensione con il passo del tempo. È semplicemente un fiabe, una distorsione conveniente di questo testo biblico. Mito numero 10. La società torre di guardia non permette l'immoralità sessuale all'interno delle congregazioni, è punita con l'espulsione del popolo di Dio, cioè, della società torre di guardia. È un mito poiché lo schiavo chiede alla vittima di abuso sessuale non meno di 2 o più testimoni visuali del delitto consumato per sostanziare un caso provato di abuso sessuale. Quanti pedofili abusano in presenza di 2 persone o più? Non è vero che loro lo fanno in segreto nella solitudine e nel buio senza nessun testimone oculare. Nella pratica, la società tollera l'immoralità sessuale, quando chiede alla vittima di abuso esigenze o prove ridicole impossibile di fornire. Mito 11. La società torre di guardia dei testimoni cristiani di Geova è l'unica religione vera poiché insegna la verità fornita a suo tempo ai domestici. Vediamo ora perché questa affermazione è un mito. È un mito poiché la verità non cambia con il tempo. La verità è sempre la stessa, ieri, oggi, domani e sempre. Invece la verità della società Vatoktober è un po' strana, perché non dura troppo. Essa a data di scadenza, si cambia costantemente con un'altra nuova verità totalmente differente che scarta la verità precedente e lo lascia come un insegnamento menzognero e falso dato a suo tempo. Citeremo seguito alcuni esempi. Esempio numero 1. Lo schiavo ci aveva insegnato come la verità fino da 1923 fino a 1995, cioè,
per 72 lunghi anni, che la separazione delle pecore ed dei capri di Matteo 25 versetti 32-33 aveva cominciato a farsi nel 1914 in poi. A partire del 1995 la società cambia questa dottrina insegnata come la verità per 10 decenni con un'altra totalmente differente, scartandola, affermando ora che questa separazione delle pecore ed dei capri si farebbe dopo la futura grande tribolazione. Esempio 2. La società Torre di Guardia ci aveva insegnato come la verità per 50 lunghi anni che la grande piramide di Cheope era un testimone profeta in pietra nel deserto di Egitto, cioè, la Bibbia stessa in pietra. In 1928, il giudice Joseph Franklin Rutherford pubblica nella rivista Torre di Guardia di data 15 novembre 1928 pagina 344 che la Grande Piramide non era un testimone in pietra di Geova Dio nel deserto di Egitto, ma invece, un testimone di Satana e il diavolo stesso, in vista che essa fu costruita da faraoni pagani idolatri satanici. Esempio numero 3. La società Torre di Guardia ci aveva insegnato per 73 lunghi anni come la verità che Geova Dio aveva il suo trono celeste in una stella chiamata Alcione, una stella principale di un gruppo di stelle nella costellazione delle Pleiadi. Nella rivista Torre di Guardia del 15 novembre 1953 pagina 703, in inglese, il signor Fred Franz scarta questo insegnamento dicendo ora che non era vero che Geova Dio aveva il suo trono celeste in Alcione, nella costellazione delle Pleiadi. Esempio numero 4. La società ci insegnò per 85 lunghi anni che lo schiavo fedele e discreto non era il pastore Russell, ma invece un gruppo di cristiani unti con lo Spirito Santo con speranza celeste, che compongono la classe collettiva composita dei 144.000 e che ancora esistono solo un piccolo gruppo di loro viventi sulla terra che andranno al cielo appena loro muoiono. Nel 2012 la società scartò questa verità antica con altra verità differente, dicendo che lo schiavo fedele e discreto solo lo compongono ora 8 individui chiamati come il corpo direttivo della società Torre di Guardia. Esempio 5. La società insegnò per 85 lunghi anni che Gesù fece la seconda nominazione dello schiavo fedele e discreto di Matteo 24 versetto 47 nell'anno 1919, dandogli la gestione di tutti i suoi averi sulla terra. Il 6 di ottobre del 2012 il corpo direttivo diede 5 discorsi nel Teatro Stanley, Stati Uniti, dichiarando platealmente che tutto ciò che si aveva insegnato per 85 lunghi anni non era vero e che ora Gesù farà la sua seconda nominazione di tutti i suoi beni sulla terra allo schiavo durante la grande tribolazione futura. Esempio numero 6. In 1925 la società Torre di Guardia insegnò ai membri come la verità che la grande tribolazione aveva cominciato nel 1914 con la prima guerra mondiale, e immediatamente si vide in quell'anno il segno del figlio dell'uomo arrivando per seconda volta sulle nubi del cielo con potenza e grande gloria. Matteo 24 versetto 30. Dopo di 45 anni di questo insegnamento come la verità, nella rivista Torre di Guardia del 1 luglio 1970 pagina 404, paragrafo 9, la società Torre di Guardia altra volta ci disse che questo insegnamento non era vero, e che la grande tribolazione è ancora a venire, e che l'arrivo di Gesù per seconda volta sulle nubi del cielo non fu nel 1914, ma invece si verrà ancora nel futuro anche. Qui ho mostrato soltanto 11 miti di tanti altri fiabe che insegna oggi la società Torre di Guardia come un esempio chiaro per dimostrare che questa organizzazione religiosa bugiarda insegna come parte delle loro dottrine principali, storie religiose fantasiose che vengono dall'arcingannatore, Satana, il quale si serve di menzogne religiose, storie false e miti per sviare gli ignari testimoni di Geova e dalla gente credulona e ignoranti che si trova facilmente nelle strade di tutto il mondo. E lei è uno di loro,